Credevo che il giorno non sarebbe mai arrivato e invece hanno annunciato Yo-Kai Watch 3. Addirittura sembra per quest'anno, non ho ancora visto il trailer, però farò una bella analisi del trailer, dato che l'ho già giocato, quindi insomma posso darvi una prospettiva più ampia su quello che il trailer fa vedere e non solo una semplice reaction. Oh mio Dio, che bello che esce! No, vedremo anche quando uscirà il giorno, non lo so ancora di preciso, quindi andiamo subito a vederlo. Ok, il logo è ufficiale, vabbè. Sì, questa dovrebbe essere St. Petersburg, ma non so Arachidia, no, mio Dio, no, Arachidia no, però dai. Ah, quel pollo, sì, me lo ricordo. Quella non era Val d'Oro, però vabbè. L'hanno chiamata Hayley e non Luna. Meno male. E meno male, direi. A 600 siamo arrivati. Oh, il gatto quello bianco. Sì. Il sistema griglia è particolare. Ah, il boss. Come si chiama quel boss? Non lo dice? Non si viene. 7 dicembre! No! Davvero? Cioè, aspetta, 7 dicembre in Europa? No, devo vedere quando esce in America allora. Sicuramente hanno pubblicato anche in America. Bisogna vedere quando da loro. No, no, non c'è. Non l'hanno pubblicato! Vuoi vedere che allora esce l'8 febbraio da loro? Esce prima da noi. Allora aspetta. Si vociferava che da noi uscisse prima Inazuma Eleven Galaxy e poi Yo-Kai Watch 3. Mentre in America prima Yo-Kai Watch e poi dopo Inazuma Eleven. Invece non è che facciamo il contrario? Esce prima da noi Yo-Kai Watch e poi Inazuma Eleven e da loro esce prima Inazuma Eleven e poi Yo-Kai Watch? Perché loro non hanno pubblicato nulla di giochi per 3DS. Nintendo America intendo, non Nintendo Europa. Questo è proprio Nintendo Italia. Quindi va benissimo, ok, allora andiamo un attimo a fare l'analisi del trailer. Sarà insomma una cosa abbastanza veloce e chiara, il più chiara possibile. Ok, ovviamente qui vediamo l'aereo su cui si trova Nathan che parte e va in America. I suoi amici lo salutano. Il logo ne ho già discusso in passato, su quello che poteva essere. Come abbiamo visto, appunto, è rimasto quello che ci hanno fatto vedere. E a quanto pare sarà una sola versione di gioco. Yo-Kai Watch 3 in generale. Una cosa generale. Per il momento non mi sembra ci siano altre informazioni. Scusate se parlo così vicino al microfono. Sto cercando di leggere in piccolo. Ok. Dicevo, non ci sono altre informazioni al riguardo. Il che potrebbe essere anche Sukiyaki. Potrebbe anche solamente essere Sukiyaki il gioco. E sapete perché secondo me l'hanno fatto così? Per toglierselo dai piedi. L'hanno fatto per togliersi Yo-Kai Watch. Attenzione. Non è che l'hanno fatto per toglierselo dai piedi e quindi non trattarlo più, dice ok, ce lo siamo tolti al diavolo. No, l'hanno fatto perché il 3DS ha le ore contate e con le ore contate la console deve sbrigarsi a fare titoli. E io spero davvero tanto che sia Sukiyaki e che abbiano introdotto tutti quanti gli yokai possibili da catturare nella versione che Sukiyaki non aveva e che doveva scambiare con Sushi e Tempura. Allo stesso modo devono esserci gli yokai che ci sono in Sushi esclusivi e gli yokai esclusivi di Tempura. Ma questo ne abbiamo già parlato in abbondanza precedentemente. Quindi, ok, Nathan nella sua nuova avventura in una nuova città. Siamo ad Arachidia, a quanto pare. Più che altro è l'America. Si chiama Saint Petersburg, ovvero San Pietroburgo che diventa San Nocciolina. Borgo.
sta a indicare il borgo comunque sia. E Mimi Sippo, copyright si spreca. Ma anche in America, non mi ricordo se in giapponese era Mississippo e non Mimi Sippo, che lo sciogli lingua è diventato. Ovviamente la pizza, perché si sa che la pizza è dovunque vai, la pizza. Ok, questa parte abbiamo Nathan che parla in inglese. In realtà c'è una piccola parte anche nel gioco giapponese che parla inglese, e ovviamente è scritto in giapponese, se vi ricordate, poi l'ho anche tradotta. E sì, dura quell'attimo lì, dura per 5-6 righe di dialogo, e poi dopo ci arriva uno yokai particolare, ma non vi spoilerò più di tanto perché sennò vi rovino l'esperienza. Però Arachidia, vabbè, qua gli zombie, qua c'è la notte zombie. Frankenstein, ci mettevate un maschio, li chiamavate Franco, era uguale. Abbiamo gli zombie, sì, dobbiamo sconfiggere gli zombie e poi evitarli e farli tornare a dormire tramite diversi tramite un particolare metodo che ovviamente non vi dico. Non voglio rovinarvi nulla, perché avendo già giocato potrei solo rovinarvi l'esperienza di gioco. Ok, questa cosa qui non me la ricordavo. Sembra una porta, ma non ricordo di averla mai presa o vista. Può essere che mi sbaglio, perché gioco bene o male tutto l'ho fatto. Ma se era... non mi ricordo, ma nel caso non l'abbia mai vista, doveva essere un'esclusiva di Sukiyaki, che hanno quindi inserito in questo Yokai Watch 3 completo. Praticamente è tutto. Ok, questo è l'uomo pollo, è una cosa indicibile quella persona. Poi abbiamo il nuovo personaggio, la nuova eroina, Ailey Ann. E sarà lei comunque sia la protagonista femminile di Yokai Watch 3. E ok, la singolare Luna Celesti, ecco, hanno cambiato il nome. Però di là compariva Ailey, non lo so. Luna Celesti. Qua potrei sprecarmi ora a parlare del motivo per cui si chiama Luna Celesti. Ok, ho capito. Praticamente lei si chiama Luna canonicamente, ma chi gioca ha solo tradotto il testo e ha lasciato il nome inglese. Va bene, va bene. Lei è una nerd, un otaku, diciamo. Però l'otaku moderno, non l'otaku dei tempi andati che era brutto, non si lavava, se ne fregava di tutti. Lei è un otaku più nerd. È più un nerd americano che l'otaku giapponese, che sono due cose praticamente diverse. Va bene, va bene. C'è lei che prende appunto il modello nuovo di orologio. Ok, la storia di Usabion, questa è molto carina, molto bella. E abbiamo 600 yokai e non ne sapevo così tanti. Ero rimasto che ce n'erano 550 più o meno. Invece sono 600 in tutti. In tutto. Allora, qua abbiamo i fratelli KK, coma stoppisti. Perché coma stoppisti? American Yokai. Vabbè, Keijiro e Keikoma. C'è la freccia, sì. Com'è che si chiama? Micellano. Ma Magellano. A parte che era Necolumbus lui, quindi posso capirlo. Lui invece è uno yokai della famiglia dei Nian, che appunto tu lo puoi dargli il colore che ti pare, fargli avere gli attacchi che gli pare, e più cresce di livello più aumenta il suo rango, quindi passa dal rango E al rango A. Non so se può arrivare anche al rango S, ma al rango A ci arriva sicuro. Ok, battaglie migliorate con la nuova tabella tattica. Ok, parliamo, questa cosa è molto importante. Questa è importantissima, perché finalmente hanno dato una maniera più elaborata di giocare a Yokai Watch per le battaglie. Il gioco si basa pochissimo su debolezze e resistenze, non è come Pokémon. Più hai lo Yokai forte, più vinci. Questa è una cosa innegabile, c'è da sempre, dal secondo Yokai Watch sta cosa. Anzi, dal primo Yokai Watch c'è questa cosa, e dal secondo poi con le battaglie online è ancora stato più rimarcato il concetto. La battaglia a griglia è stato un modo di svecchiare, se vogliamo, appunto il sorpassato sistema di combattimento e assegnarne uno più elaborato, più bello, ovviamente più ingegnoso dal punto di vista di
di muovere gli yokai sulla griglia, insomma, quasi a scacchi. Oh, il nuovo sistema di caricamento dell'Energimax ed è lo stesso della purificazione, cioè hanno un nuovo sistema di Energimax e di purificazione. Per l'Energimax ci sono diverse cose, ma questo è il più odioso. Non, devi fare una fila completa senza staccare il pennino e senza andare a toccare queste cose qua rosse, perché sennò ti annullano il caricamento dell'Energimax. Se annulli l'Energimax a metà strada o verso la fine, lo yokai non consumerà comunque tutta quanta la barra, ne consumerà solo una piccola parte. Ecco, lui è il boss. Il boss, come vedete, occupa solo 3 caselle qua dietro. Solo 3-6 caselle, no? Se tu hai uno yokai che può attaccare solo la fila davanti, attacco non ci arriva. Se hai uno yokai che può attaccare solo la fila dietro, ci arriva. Se hai uno yokai che può attaccare le prime 2 file, ci arriva. Quindi tu devi attaccare il nemico in base a dove si trova, in base a quante caselle occupa sullo schermo. Lui ne occupa ben 6. È praticamente enorme. Io spero che comunque sia ci sia la versione di Sukiyaki, perché lì poi c'è anche il Re Enma, c'è Lord Enma, c'è, ci sono tutti gli Enma praticamente. Quindi spero che sia quella la versione di gioco e non Sukiyaki e Tempura, e non Sushi e Tempura messi lì e Sukiyaki chi se ne frega. Spero che sia Sukiyaki con tutti quanti gli aggiornamenti del caso, o che comunque escano poi gli aggiornamenti. Davvero, almeno concludiamo questo Yo-Kai Watch, la serie principale, e c'è la possibilità quindi che il prossimo anno esca Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch Blasters 2, in modo da chiudere il cerchio di Yo-Kai Watch, e magari uscirà, perché no, poi magari nel 2020 anche Yo-Kai Watch 4, che in Giappone è stato rimandato. Se a quanto pare alcuni hanno notato cali di frame inesistenti, e quindi la Level 5 ha detto lo rimandiamo, in realtà non ci lavorano di più, in realtà lo rimandano solo per farvi stare zitti e farvi avere ragione. Comunque sia, il prodotto, come ho detto già, è il miglior Yo-Kai Watch mai creato, senza ombra di dubbio. Hai 2 storie, le ore di gioco ti perderai a contarle, non le conterai, perché il gioco si fa giocare, si lascia giocare, è lungo, è un bel gioco lungo, hai 2 avventure vere e come già detto in un precedente video, il personaggio di Eiri o Luna, che dir si voglia, non è un personaggio secondario, è un personaggio principale tanto quanto Nathan. Anche lei ha delle cose da fare, ha gli yokai da reclutare per la sua squadra, insomma. Anche lei ha la parte da protagonista e non è come Katie, che era solo il sostituto di Nathan. Quindi per questo video è tutto, l'analisi insomma l'ho fatta piuttosto veloce e sommaria perché non volevo spoilerarvi nulla. Ad ogni modo, per questo video è tutto, come sempre vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre al prossimo video, bye bye.